crescita. Quindi chiunque vada a vantare politiche economiche di successo mente. Se non ci fosse stato questo grosso vantaggio da parte di Draghi, che con questa politica monetaria espansiva ha fatto sì che noi pagassimo decine di miliardi in meno di interessi sul debito pubblico, noi saremmo ancora con la crescita negativa. Forse sarebbe stato meglio se si fosse stato fermo Renzi. Probabilmente saremmo cresciuti di più, almeno saremmo andati di risulta dietro agli altri. Invece no, ci ha addirittura frenato. Perché noi siamo all'1,5, ma il resto d'Europa sta a più del 2,5, adesso che noi siamo il fanalino di coda. Ora, noi vogliamo questa politica monetaria avviare termine, andare in proposta. Ci sono 2.000 miliardi di titoli di debito degli stati che hanno in bancia. Sarebbe interessante magari costruire uno strumento, un veicolo tale da porli in garanzia per poi emettere dei titoli e fare gli investimenti, quelli che a noi servono. Investimenti, io parlo delle strade, delle ferrovie, dell'edilizia scolastica, dell'edilizia sanitaria. Sto parlando delle cose piccole e delle cose grandi, sto parlando soprattutto di quello per cui soprattutto noi al sud stiamo rimanendo sempre più indietro, perché non ci sono gli investimenti giusti. E parlo di istruzione, innovazione e tecnologia. L'innovazione, la tecnologia associata alla ricerca, all'università, sta facendo crescere, sta facendo correre il resto dell'Europa, proprio la magia che sta facendo il lavoro. Ci hanno paura, ci toglierà il lavoro. Per esempio, molto spesso utilizzo quello per tutti, ma è così. Gli smartphone fanno paura a qualcuno? Chi è che non ce l'ha adesso? Ce l'abbiamo quasi tutti. Eppure quello non ha tolto lavoro, quello ha dato lavoro, quello ha creato nuovi lavori. Tutti questi ragazzi che fanno le app da mettere sui nostri telefoni sono nuovi lavori, solo che la maggior parte di questi investimenti sono stati fatti dai paesi anglosassoni e loro corrono, e noi siamo stati colonizzati, li abbiamo comprati, li compriamo da fuori, ma non abbiamo eccellenze, non le abbiamo formate. L'innovazione e la tecnologia si mettono accanto, i paesi lo fanno, l'artigianato, sì, perché insieme alla ricerca, la ricerca non è soltanto medica, e anche di nuovi tessuti, di nuovi materiali, devono essere fatti in maniera diversa. Così si mettono accanto al turismo, alla pesca, all'agricoltura, e noi, almeno questa volta, alziamo la testa e non rimaniamo indietro, non rimaniamo indietro. Io voglio davvero i nostri CNR che diventino un'eccellenza, le nostre università che diventino un'eccellenza. Abbiamo qui una sede del CNR a Lecce, che ha studiato un software che aiuta i bambini autistici ad essere compresi. Si mette davanti a questa app e quindi riesce a interpretare per fare modo che i genitori possano sapere quali sono i bisogni, una cosa meravigliosa, è carina, convertire. Perché dobbiamo rimanere sempre indietro? E poi c'è un altro dato. Ce ne sono tantissimi, anzi, di quelli che parlano che la tecnologia toglierà quei posti di lavoro, in quel lavoro però ripetitivo, e allora ci sarà più tempo libero. E allora cosa faremo di più? E c'è uno studio che si chiama Io sono cultura, che viene fatto ogni anno, bellissimo. Faremo più cultura, più turismo, più tempo libero, più assistenza. L'economia cambia, prendiamolo con ottimismo. I soldi lì dove sei. Senza lasciare, a cui serve la passione e ad aiutare tutte le persone che si dovessero trovare a perdere il posto di lavoro a non rimanere senza un sostegno, dando però il proprio contributo per 8 ore alla settimana nel proprio comune e in più impegnandosi a fare dei corsi, in modo tale da essere reintegrati nel posto di lavoro. Nessuno può stare seduto sul divano. Se qualcuno vuole stare stesso sul divano, lo può fare, ma non prende il reddito di cittadinanza, sta scritto nella legge. Magari sta scritto nella legge. E non abbiamo sparato cifre a casaccio, perché 780 euro, pochi o molti che siano, sono una cifra che è indicata da Eurostat. Quindi noi possiamo dire, siccome siete poveri, le comunicazioni dice troppi poveri che vivono sotto 180 euro, non è che vogliamo fare perché sono migliori, abbiamo detto pure migliori, però vabbè, Berlusconi, ma 780 euro hanno un criterio oggettivo, e all'interno della legge abbiamo previsto 1,5 miliardi al regime per sempre, che è fatto proprio per la formazione continua e aggiornata. E abbiamo previsto un abbassamento del cuneo fiscale.
fiscale, non solo ai giovani fino a 29 anni, fino a 35 anni, in queste piccole clausole di tetti, paletti, perché se un cinquantenne rimane senza lavoro, perché deve fare la lotta con il ventenne che lui ha lo sgravio, il cinquantenne non ce l'ha, e allora il cinquantenne è fuori ed è fuori per sempre, a noi questo non così come l'ha fatto la sinistra. Vengo al sud, così come l'ha fatto la strutturale, che era per tutti i disoccupati, aveva tetti di alzare sia i contributi INPS che INAI, senza tetti, proprio per dare un aiuto alle imprese, perché il nostro paese e anche il nostro sud è fatto di una rete di piccole e medie imprese a cui noi abbiamo pensato. Gradualmente vogliamo per esempio abolire del tutto l'IRAP, che è una delle tasse più odiate, e nelle 400 leggi da eliminare, una tra tutte è quella degli studi di settore. Ma se mi posso, posso essere una presunzione di tu con dati tuoi che puoi trattare il mio territorio, perché ci sulla tutela del marchio del Made in Italy, che per noi è fondamentale. Vogliamo
finalmente chiudere il ciclo dei rifiuti. Vogliamo dare un aiuto a chi realmente, come cittadino, come famiglia, si mette alla nostra disposizione per la pensata correttamente. Puntiamo anche sull'utilizzo delle auto elettriche per diminuire l'impatto ambientale, e questo ci tornerà indietro sotto forma di salute. Ecco, per questo e tanti altri motivi dobbiamo ricordarci il 4 marzo di votare il Movimento 5 Stelle. Io non so voi, ma sono veramente sfiancata da tutto ciò. Voglio che ognuno di voi, come ho fatto io, che ho preso coscienza e ho preso in mano la situazione, il 4 marzo si svegli e cerchi di reagire ad un governo che ormai ci vuole solo sottomessi. Noi dobbiamo avere la forza di reagire. Loro ci vogliono inermi, passivi, sottomessi, scoraggiati, perché questo è il loro modo di poterci manovrare. Ma noi non siamo così, siamo arrivati alla frutta, dobbiamo reagire. Come ho fatto io, cercate di svegliare coloro i quali sono assopiti da oltre 20 anni di politica. Non ce la possiamo più, ultima chiamata. Il 4 marzo andiamo a votare. Cerchiamo di portare alle urne coloro i quali, come dicevo, sono scoraggiati a farlo. Solo attraverso il voto possiamo sicuramente cambiare le nostre sorti. E quindi ricordate, il 4 marzo, nelle urne, davanti a quella scheda, prendete la matita, crociate solo il simbolo del Movimento 5 Stelle, ma siate certi che una volta saremo al governo, noi non ci dimenticheremo di ognuno di voi, perché noi siamo ognuno di voi. Il Movimento 5 Stelle altro non è che la vostra forza. Voi ci avete dato la forza per diventare il primo partito, la prima forza politica in Italia. E quindi ricordate, noi ci ricorderemo di tutto questo. Il 4 marzo votate 5 Stelle, perché solo tutti insieme possiamo veramente cambiare le sorti dell'Italia. Io ce la sto mettendo tutta. Grazie per la pazienza, perché poi noi siamo in giro, io vengo da Palapita e quindi diciamo è un momento un po' complesso e complicato muoverci per una provincia così grande quanto la nostra. Bene, noi dobbiamo anche deciderci che idea di paese vogliamo raccontare, perché gli altri mica ce l'hanno raccontata fino ad oggi un'idea di paese. E allora io vi chiedo e vi chiedo anche a voi, visto che vedo gli altri muoversi, quelli delle altre forze politiche, degli altri partiti, il turismo oggi, parlare di enogastronomia, parlare di agricoltura, anche indubbiamente importanti, ma con una incoerenza, diciamocelo francamente, quello che sta vivendo questo territorio, il vostro territorio. Purtroppo, questa vicenda che qualcuno vuole relegare alla questione di un Tubicino, mistificando anche quella che è la realtà. Gente che fino a qualche mese fa non ha mai parlato di TAP, oggi sentiamo Berlusconi che si affaccia parlando di TAP, di Xylella, di tematiche che probabilmente fino a qualche settimana fa neanche conosceva. Allora noi di questa realtà e di questi politici che fino ad oggi non hanno dato risposte, perché poi se guardiamo a quello che succede in questa regione, la regione più peninsulare del paese, che sviluppa oltre 800 km di costa, con il turismo, vedo tanti giovani in sala, meno giovani, con il turismo che dovrebbe essere un motore importante del nostro territorio, della nostra regione, la nostra agricoltura, anche l'agronomo, a parlare di questi temi nel momento in cui vedo gli amministratori che poco fanno per migliorare i nostri testi territoriali. E quando si parla di Melugno, di altre città rivierasche importanti di questa nostra provincia che sta cadendo a pezzi, abbiamo un'intera costa che soffre del problema del dissesto idrogeomorfologico, una costa che crolla, e lì dove crolla, per la verità, alcuni amministratori ci vorrebbero anche fare degli stabilimenti, perché poi creano anche dei potentati. E mi riferisco per esempio a Luciano Cariddi, oggi candidato nel collegio uninominale al Senato, che fa la voce grossa su un territorio in cui purtroppo io mi sono inimicato il 50% dei cittadini, mezza città, ad Otranto. Perché? Perché lì l'ex sindaco Cariddi, oggi candidato, per la verità oggi il sindaco di Otranto è il fratello di Luciano Cariddi, in
sindaco per abusivismo. La realtà c'era purtroppo i truntini non hanno avuto il coraggio di alzare la testa. Vi racconto un metodo che può essere nucleato anche in altri territori, ovviamente. Allora lì cosa ha fatto? Cosa facevano? Nessuno ci metteva becco quando l'anno scorso un semplice, modesto consigliere regionale, quale il sottoscritto, ha fatto un sopralluogo, era aprile dell'anno scorso, fece un sopralluogo e si rese conto di come si stava perpetrando un danno non soltanto ambientale in quel caso, ma un danno a tutta alla comunità, alla dignità di una comunità, perché stavano costruendo una piscina a 40 metri da una falesia che crolla costantemente, non ultima le notizie di qualche settimana fa di un ulteriore crollo, nelle more di un piano regolatore vecchio di 30 anni che permetteva sì 30 anni fa di fare delle opere dei piccoli stabilimenti con di chi, dell'imprenditore che c'era lo stabilimento, di fare delle opere accessorie come in questo caso al mare. Allora invece quel sopralluogo mi resi conto e mi chiesi: ma come mai nessuno sta guardando sta roba? Perché l'accesso al mare in quel caso non poteva essere concretizzato in quanto proprio in quella località erano affissi dei manifesti di divieto di imbarcazione e di interdizione al diporto. Cioè non solo ti potevi avvicinare alla costa, via terra, ma non ti potevi avvicinare neanche via mare a 100 metri perché c'era appunto l'interdizione al diporto. Quindi io mi chiedevo: ma nessuno sta guardando quanto sta succedendo in questo tratto di costa, nessun amministratore. Allora decisi di non andare indubbiamente al Corpo Forestale di Organo, perché erano 3 mesi che ci lavoravano e sul Corpo Forestale di Organo non si era accorto qualche problema c'era, e decisi di chiamare il comandante del Corpo Forestale di Lecce, il comandante di storico, il quale faceva insieme un sopralluogo lui e altri 5 agenti. Diciamo, preso alcune informazioni, vissero dei verbali, che poi settimana quel cantiere fu sequestrato. Quel cantiere ancora oggi è sequestrato e a essere indagato è il fratello di Luciano Cariti, l'attuale sindaco di Otranto. Perché vi ho raccontato questa cosa? Perché sul nostro programma, all'inizio del nostro programma, si parla di qualità della vita degli italiani, no? All'inizio, poi dopo c'è uno delle prime, diciamo, punti tra i 20 che parla dell'abolizione di circa 400 leggi, un paese che ha iperlegiferato e appesantito di burocrazia la vita di tanti imprenditori, ma all'inizio noi parliamo di qualità della vita degli italiani. Allora la qualità della vita è anche nella misura in cui all'interno di alcune amministrazioni le cose si svolgono in egual modo per tutti, e non solo perché sei amico magari di Luciano Cariti o di Pierpaolo Cariti o di De Santis di turno o dei potentati di turno. È questo che non va bene, perché a pagare le conseguenze poi sono i nostri giovani che magari vogliono investire sulla nostra costa, indubbiamente, perché noi non è che non vogliamo che si facciano gli investimenti, ma una cosa chiediamo un po' di normalità, chiediamo un po' di senso di legalità in questi contesti, dove l'altro giorno il già procuratore Cataldo Motta disse che la criminalità organizzata si sta infiltrando in uno dei settori che costituisce la gallina dalle uova d'oro per i nostri territori, che è appunto il turismo. E allora io vorrei che la signora Bellanova, che tutti questi faccendieri che vanno in giro a parlare di enogastronomia, di turismo, di agricoltura, che non si permettessero a nominare queste tematiche, perché sono in netto conflitto di interessi rispetto a quello che hanno fatto, permettendo a dei potentati di poter mettere le mani sui nostri territori. I nostri territori che devono e possono dare un futuro, e sono arrabbiato anche con Emiliano che cerca di mistificare da della centrale Enel di Cerano, quando poi abbiamo ascoltato il management di Cerano invitandolo in regione in una commissione, in una quinta commissione di cui mi onoro di essere vicepresidente, e nel momento in cui noi ascoltavamo il management di Enel Cerano, loro ci dicevano: no, è impossibile, non ci staremmo sul mercato se noi convertissimo a gas la nostra centrale. Questo per farvi capire le menzogne che la politica vi racconta, ma perché ve le racconta? Per loro sono le foglie di fico, per loro è un modo per dire: alla fine
non farò molto per TAP, però vi racconto un'altra idea di regione. Allora noi l'idea di regione ve la vogliamo raccontare, ed è l'idea che qualcuno di loro vi stava raccontando prima. Non è possibile che questa regione sostenga oggi nel 2018 oltre 300 milioni di euro di mobilità passiva, i cittadini salentini che si spostano per andare a Mazzi in Lombardia o in Emilia Romagna, e noi con le vostre tasse, con le nostre, siamo alle altre ASL i servizi che ci fanno, perché noi questi servizi a darli la regione emiliano non riesce a darveli. A Emiliano abbiamo detto lascia la delega alla sanità, ma lui da magistrato e da figlio di buona donna quella delega la trattiene. Quella delega vale l'85% del bilancio regionale. La regione Puglia ha un bilancio di 15 miliardi di euro e i conti sono fatti. L'85% di 15 miliardi di euro sono una montagna di miliardi che Emiliano si gestisce, perché è bello gestirsi una delega così importante quando tu puoi metterti i tuoi dirigenti, anzi aumentarti anche gli stipendi ai tuoi dirigenti, mentre negli ospedali nostri non sono come i salentini, manca il personale infermieristico e i medici stanno correndo, e noi siamo costretti a fare a disoccuparsi di legge la nostra madre del pronto corso, il dottor Silvano Fracella non sa come fare, perché non ce l'hanno a assorbire il fabbisogno salario dei salentini, eppure paghiamo le tasse e paghiamo anche delle tasse molto salate. E il presidente Emiliano si dovrebbe chiedere e dovrebbe dare delle risposte alla dignità di un territorio che è stato abbandonato a se stesso, non soltanto per la verità sulle questioni sanitarie. Eppure voi sapete, non lo sapete, Emiliano ha a disposizione 500 milioni di euro subito per provenienti dai fondi di sviluppo e coesione, che potrebbero servire per aumentare la medicina territoriale. Poco si sta facendo, perché lui è più impegnato ad andare a litigare con Gentiloni, ad andare a litigare con Calenda o con Renzi, perché così è più facile andare a porta o andare in talk show televisivi e a fare bella figura con la regione. Solo che poi i nostri concittadini, voi vi state accorgendo di come sia difficile vivere in questa regione, e se vi ammali purtroppo sono dei problemi molto molto seri. E allora vende il RED come un'operazione utile a strappare alla povertà tantissime famiglie, ma sappiamo che il RED è come gli 80 euro di Renzi, e serve ad arrivare a pioggia lì dove lui pensa di poter raccogliere dei voti. Un Salento che è isolato a se stesso, e questo glielo ricordavo all'assessore Capone, che utilizza la sua delega alle attività produttive per dispensare mance e mancette, visto che lei non è capace di essere mai eletta. Lei è sempre votata ma mai eletta, ed è via la crea, perché come fila scudiera, visto che riesce a distribuire e dispensare mance e mancette, è una buona alleata. E perché vi nomino e vi ho citato l'assessore Capone? Perché? Perché noi abbiamo un Salento dove oggi, per andare, non so se ve l'ha raccontato qualcuno di loro, per andare a prendere un aereo all'aeroporto di Brindisi 30 anni fa, o ti fai accompagnare da un amico, dalla mamma, dal papà, altrimenti tu l'aereo non lo prendi, perché manca sul ferro, la linea sul ferro che colleghi l'aeroporto di Brindisi, come tutti gli altri aeroporti italiani, alla vicina stazione di Brindisi. All'assessore Capone ricordavo che quest'anno non solo volo, quello da Charleroi a Brindisi, abbiamo avuto un po' di respiro, abbiamo avuto un po' di turismo, e visto che voi siete e vivete in un territorio che vogliono sconvolgere, sì, col tappo, ma io spero veramente, ma non lo spero soltanto io, spero che in questo siamo un po' persuasi tutti quanti, che un nuovo governo possa veramente mettere una pietra tombale su quest'opera, che è venduta sì come un semplice turbicino, ma ormai ne avete sentite così tante. Questa è un'opera altamente impattante sul territorio, non soltanto sull'ecosistema marino, ma anche nel waterfront marino, perché è dotata di una serie di infrastrutture che andrà a creare non solo un pericolo per la vostra pubblica incolumità, ma andrà a modificare quello che è il paradigma di un territorio merendugno, che vuole darsi un futuro, vuole dare un futuro a questi ragazzi su un turismo d'eccellenza, così avvenendo in alcune parti della nostra regione, penso in questo alla Valle d'Itria.